Bene, adesso vediamo come realizzare un'attività costituita da un test a risposta multipla. Possiamo creare un test a partire dalla sezione attività, qui dove c'è il pulsante Crea, c'è l'opzione test. Quando scegliamo test, viene aperto un form dal quale noi possiamo scegliere un test che avevamo già precedentemente creato all'interno dell'applicazione Microsoft Forms. Se non abbiamo ancora creato il form in questione, possiamo selezionare Nuovo modulo e verremo quindi ridiretti all'app Microsoft Forms per la creazione di un nuovo form. Bene. L'app Forms si trova all'interno del pacchetto di app di Office 365 e permette di realizzare dei quiz. Ci sono due tipologie di form che possono essere realizzati, i moduli e i test. La differenza fondamentale tra un modulo e un test sta nel fatto che il modulo viene utilizzato per effettuare un sondaggio, quindi per acquisire delle opinioni, delle risposte che però non presuppongono una valutazione. Invece un test è costituito da un insieme di domande e risposte che però presuppone una valutazione. Quindi in questo caso, visto che vogliamo fare un'attività di tipo test, all'interno del nostro team selezioneremo un nuovo test. Qui andiamo a dare un titolo e una descrizione al test e opzionalmente possiamo anche mettere un'immagine che poi verrà visualizzata nel momento in cui il test verrà sottomesso. Quindi adesso io a titolo di esempio creerò un test di matematica. E vedremo assieme come compilarlo e come sottometterlo ai nostri alunni. Ecco, l'immagine può essere presa o facendo una ricerca con Bing, oppure da OneDrive o da carica, e quindi qui selezionando carica andremo a prendere l'immagine dal nostro computer. A questo punto iniziamo ad aggiungere le domande. Qui le domande sono di diverso tipo, quindi scelta, testo, valutazione oppure data. Qui ci sono anche altre opzioni che però in questo momento non vediamo. Quindi vediamo le opzioni, quelle più comuni, in particolare la scelta. Quindi andiamo a dare una prima domanda, quindi immettiamo il testo della domanda e le varie opzioni. Io ho già preparato alcune domande che adesso andrò a mettere all'interno del form. Quando inseriamo una domanda e delle opzioni, qui andiamo a selezionare la risposta corretta. Nel caso in cui le risposte corrette fossero più di una, possiamo andare a selezionare questo pulsante, questo switch, e in quel caso potremo avere la possibilità di selezionare più risposte corrette. Non è il caso di questa domanda. E possiamo anche dire se la risposta è obbligatoria. Di solito, quando si crea un test, è opportuno mettere questa opzione in modo tale che lo studente sappia che deve dare comunque una risposta a quella domanda per poter
proseguire nello svolgimento del test. Quando creiamo una domanda che prevede diverse opzioni, c'è anche la possibilità di indicare un ordine casuale per le opzioni. Se noi andiamo a selezionare questa opzione, ogni volta che uno studente vedrà una domanda durante il test, le opzioni che corrispondono alla domanda saranno rimescolate in maniera casuale per ogni studente. Questo vuol dire che lo studente 1 potrebbe vedere come opzioni alla domanda 1, 3, 2, 1, 0, lo studente 2 potrebbe vedere le risposte rimescolate nell'ordine 1, 0, 2, 3, in modo tale che l'ordine delle domande corrette sia diverso da alunno ad alunno. Procediamo quindi con altre domande. Bene, allora abbiamo inserito tre domande. La prima domanda prevede una sola risposta corretta, la seconda domanda prevede due risposte corrette e la terza domanda prevede una sola risposta corretta. Per ogni domanda abbiamo selezionato l'opzione ordine casuale per le opzioni. A questo punto possiamo dare un punteggio per ognuna di queste domande. Ad esempio, supponiamo di dare 5 punti a domanda, in questo caso diamo lo stesso punteggio. Se avessi iniziato a dare subito il punteggio, ad ogni nuova domanda avrebbe automaticamente assegnato lo stesso punteggio che comunque può essere cambiato. Ad esempio, se io adesso aggiungo un'altra domanda di tipo scelta, automaticamente lui inserisce il punteggio. In questo caso non voglio metterla. E allora adesso abbiamo realizzato il nostro questionario. Abbiamo messo le domande, le risposte e indicato quali sono le risposte corrette. Abbiamo anche selezionato l'opzione che permette di mescolare le risposte per una determinata domanda, in modo che l'ordine delle risposte sia diverso da alunno ad alunno. Adesso andiamo a vedere altre impostazioni importanti relative al questionario. Allora, sulla destra in alto, dove ci sono i tre pallini, ci sono le impostazioni. Quindi cliccando qui abbiamo la seconda voce che è impostazioni. Su impostazioni iniziamo a vedere alcune cose molto importanti e in particolare abbiamo opzione per il test, mostra i risultati automaticamente, i partecipanti vedranno i risultati e le risposte corrette immediatamente dopo l'invio del test. Ecco, questa è un'opzione che può essere utile nel caso in cui il test venga fatto, ad esempio, a scuola, con la sorveglianza dell'insegnante, ma in un contesto di didattica a distanza probabilmente dovremmo deselezionare questa opzione per evitare che chi risponde per primo al questionario possa eventualmente comunicare i risultati agli altri studenti. Quindi questa opzione, nell'ottica della didattica a distanza, andrebbe deselezionata. Poi andiamo a vedere le altre impostazioni. Chi può compilare questo modulo? Allora, in questo caso ho due possibilità. Tutti quelli che hanno un collegamento, quindi questo permetterebbe di creare un questionario
che può essere inviato anche a persone che non fanno parte dell'organizzazione, ma nel caso della didattica a distanza, ovviamente dovremo selezionare la seconda opzione, cioè solo gli utenti dell'organizzazione, e per questi utenti registriamo il nome, quindi chi ha risposto, e quest'altra opzione direi che è molto importante, una risposta per persona. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui lo studente risponde al questionario e lo sottomette, non potrà più rispondere al medesimo questionario. Se togliamo la spunta a questa opzione, lo studente potrebbe rispondere più volte allo stesso questionario. Quindi, ancora una volta, nell'ambito della didattica a distanza e considerando la validità che poi dovrebbe avere un test di questo tipo, si consiglia quindi di lasciare l'opzione una risposta per persona, quindi questo andrebbe lasciato così. Andiamo a vedere la sezione successiva, le opzioni per le risposte. Allora, accetta le risposte? Ovviamente sì. E un'altra cosa importante potrebbe essere questa, quella di andare a selezionare un ordine casuale per le domande. Questo vuol dire che non soltanto per una data domanda è possibile mescolare l'ordine delle risposte, ma anche le domande all'interno del questionario possono essere presentate in un ordine casuale. Quindi, se si vuole rendere ancora più differenziata la prova da studente a studente, si può andare a selezionare questa opzione. E quindi, per esempio, qui andiamo a metterla questa impostazione. E quando si seleziona questa impostazione, di default viene applicata a tutte le domande, altrimenti c'è la possibilità di dire quali domande devono essere bloccate nell'ordine e quali invece devono essere mescolate in ordine casuale. Quindi qui lascerei tutte le domande. C'è la possibilità di mettere un messaggio di ringraziamento personalizzato. E altra cosa importante, sempre in questa sezione, è la data di inizio e la data di fine. Quindi, in generale, qui si può andare a selezionare la data di inizio e la data di fine con l'ora, ovviamente, e questo è importante quando appunto si vuole fare in modo che il test sia visibile e compilabile solo a partire da una certa ora di un determinato giorno e per un determinato periodo di tempo. Quindi questa è un'altra impostazione importante, ma ripeto, questa è un'impostazione importante quando noi creiamo il form dall'applicazione Forms e poi prendiamo il collegamento e lo inviamo agli studenti, ad esempio tramite email o tramite un programma di messaggistica. Nel caso in cui questo test venga utilizzato all'interno di Teams, le date di inizio e date di fine vengono gestite direttamente dall'app Teams, come vedremo. Bene, c'è ancora qualche altra impostazione da considerare ed è in particolare sono in particolare queste due impostazioni. La prima dice invia conferma agli intervistati tramite posta elettronica e se però si va a cliccare su questa impostazione, questa finale, sostanzialmente viene inviato dopo che è stato compilato il form un messaggio di posta contenente un link nel quale, con il quale l'utente può andare a rivedere il test che ha sottomesso con anche l'indicazione delle risposte corrette e delle risposte sbagliate. Quindi è ovvio che questa impostazione andrebbe utilizzata solamente quando quel test non ha
validità ai fini del voto, ma è semplicemente un test di autoverifica, perché altrimenti appena lo studente ha compilato il test riceve una email con un link che lo rimanda al test compilato con l'indicazione di tutte le risposte corrette e sbagliate che ha dato. L'ultima impostazione, ricevi notifiche tramite posta elettronica per ogni risposta, direi che non va praticamente mai utilizzata perché se il docente mette una spunta su questa opzione, riceverà un messaggio di posta elettronica per ogni compilazione del form. Quindi, se noi immaginiamo che un form venga compilato da 20, 30 persone, riceverebbe per ogni studente che ha risposto al form un messaggio di posta di notifica. Bene, allora a questo punto direi che possiamo anche in questo caso togliere questa opzione di data inizio, data fine, perché adesso che abbiamo completato il form nella sezione di Microsoft Forms, abbiamo tolto l'impostazione che consente di vedere i risultati e abbiamo selezionato le opzioni che ritenevamo più opportune ai fini di un test e adesso ritorniamo in Teams per andare a creare il test. Quindi adesso andiamo a prendere il test e qui adesso compare il test che abbiamo creato all'interno dell'app Forms. Quindi si chiama test di matematica numero 2, andiamo a selezionare questo test, andiamo avanti e viene creato il form relativo alla nuova attività. Il titolo si chiama come il form, ma volendo potremmo anche modificarlo. All'interno ci sono le istruzioni che ovviamente sono rappresentate dal form stesso. Qui possiamo inserire qualche indicazione. Quindi qua abbiamo il collegamento al form che abbiamo creato nell'app Microsoft Forms. Qui è stato fatto anche un calcolo dei punti possibili in base al punteggio che abbiamo stabilito per ogni domanda. Abbiamo messo 5 punti per domanda, erano 3 domande, quindi ecco 15 punti. Dunque, nella parte inferiore del form vediamo che ci sono i campi che definiscono chi deve fare questa attività. In questo caso sono tutti gli alunni del team della quarta IA 1920 informatica e ovviamente qui avrei la possibilità di andare a selezionare anche un gruppo ristretto di questi alunni nel caso in cui volessi fare un test solo per alcuni alunni. Qui devo andare a selezionare la data di scadenza e l'ora di scadenza. Vado su modifica e intanto andiamo a cambiare la data di pubblicazione perché se mettiamo subito la data di pubblicazione a quel punto il link sarebbe subito visibile. Quindi qui direi di metterlo, di pianificarlo per il futuro. Quindi adesso qui andiamo a mettere la data, qui diciamo alle 10, ok, quindi abbiamo messo la data corrispondente, in questo caso lunedì 20,
La data di chiusura alle 10:30, la data di pubblicazione e la data di scadenza coincidono, quindi mettiamo anche questa. Quindi a questo punto, se lo facciamo in questo modo e facciamo fatto, abbiamo creato un test che verrà somministrato, in questo caso, il giorno lunedì 20 alle ore 10 con chiusura alle 10:30. Adesso se io clicco in questo caso su pianificazione. Ok, adesso il test è stato, come dire, registrato e qui se proviamo a ricaricare la pagina relativa ad attività, allora questo test compare come un test programmato. Quindi, se andiamo qui e clicchiamo sopra, vediamo che qui abbiamo tutti i dettagli relativi al test. Quindi qui possiamo andare ancora a modificare questi dettagli e eventualmente ad aggiornarli. Ecco, un'altra possibilità sarebbe stata quella di creare il test senza fare la programmazione, quindi pubblicandolo immediatamente, però a quel punto avremmo dovuto indicare qui nelle impostazioni del form la data di inizio e la data di fine. E adesso, ad esempio, fatto in questo modo, allo studente non è ancora arrivata nessuna notifica relativa al fatto che c'è un test di matematica da fare. Infatti, la notifica arriverà il giorno della verifica, all'ora di inizio della verifica stessa, e a quel punto potrà svolgere il questionario. Vediamo anche l'altra possibilità, cioè quella di farlo immediatamente. Quindi, se noi andiamo qui e andiamo ad impostare la data di inizio, adesso supponiamo di farlo in tempo reale, quindi supponiamo che in questo momento, diciamo tra poco più di qualche minuto, è possibile svolgere questo questionario. La data di fine gli mettiamo ad esempio mezz'ora e con queste impostazioni, quindi adesso qui io sono andato a modificare le impostazioni di data di inizio e data fine, per cui il form è bloccato temporalmente, può essere svolto solamente in questo intervallo temporale. Facendo in questo modo, allora l'attività che noi mettiamo su Teams può essere fatta anche diversamente, cioè possiamo modificare le impostazioni dell'attività dentro Teams e qui quindi togliamo la pianificazione per assegnare in futuro l'attività, togliamo anche questa data di chiusura perché tanto il link sarà attivo solamente nell'intervallo temporale che abbiamo deciso e a questo punto qui andiamo a modificare e mettiamo come orario 12:30. Ok. Adesso, avendo tolto la pianificazione, io qui posso assegnarlo immediatamente ed è quello che farò adesso. Quindi questa è una modalità più semplice, nella quale io ho messo il vincolo temporale sul form all'interno del form stesso e poi quando qui creo l'attività faccio un'assegnazione immediata. Quindi facendo in questo modo, adesso l'attività è stata assegnata. E quindi è stata fatta una notifica dell'attività all'interno del team e tutti gli studenti hanno ricevuto una notifica che li avverte del fatto che
è stato assegnato loro un test. Adesso andiamo a svolgere questo test, quindi adesso io entrerò con le credenziali di qualche alunno fittizio di questo team per mostrare come lo studente vede il questionario e come può rispondere. Allora, lo studente inizia a vedere una notifica. Qui dentro post c'è già l'assignment, quindi l'attività. Cliccando qui si va direttamente dentro le attività. Ecco, questa è la visualizzazione che ha lo studente relativamente a questo test di matematica. Quindi adesso può rispondere e adesso supponiamo di rispondere e di sbagliare anche qualche risposta, quindi adesso diamo un paio di risposte a caso e a questo punto andiamo a sottomettere. Ecco, questo è il feedback che viene dato. Ok. Qui c'è l'animazione che è la testimonianza del fatto che il form è stato sottomesso e adesso se lo studente volesse riprovare a rispondere, non potrebbe farlo perché appunto nelle impostazioni del form abbiamo inserito la condizione che dice che è possibile dare una sola risposta al form. Bene, proviamo a rispondere anche con un altro account, così andiamo a vedere che cosa vede il docente quando più studenti rispondono al test. Bene, ora andiamo a vedere cosa vede il docente che ha sottomesso il test. Ok, allora il docente vede che test 1 e test 2 hanno consegnato, mentre test 3 non ha ancora consegnato. Ecco, c'è anche la possibilità di, andare eventualmente. Qui, quando andiamo a vedere la correzione, ci sarebbe la possibilità di mettere un feedback generale sulla prova. Quindi qua mettiamo un sulla prova e eventualmente un feedback per ogni domanda. Quindi il docente può anche inserire dei feedback specifici su ogni domanda corretta o sbagliata che sia stata sottomessa. E se facciamo la stessa cosa anche qui, ok, a questo punto chiudiamo e ricarichiamo. Ok, qui allora vedo il feedback generale e anche qua il feedback che ho dato. A questo punto io potrei selezionare gli utenti, in questo caso quelli che hanno consegnato, e dare una restituzione. Se faccio questo, quindi
Adesso faccio questa restituzione. Cosa succede? Andiamo a vedere cosa vede test 1 e test 2. Quindi adesso ci connettiamo. Beh, allora, questa è la visualizzazione della prova all'interno di Teams per lo studente dopo che ha svolto la prova e dopo che è stata data una restituzione del feedback da parte del docente. Se andiamo anche nelle notifiche, ecco, nell'area notifiche, lo studente vedrà una notifica relativa al fatto che l'insegnante ha dato un feedback su quella prova. Dunque, in Microsoft Teams è possibile creare anche dei test a risposta aperta. Questi test servono per creare delle domande che prevedono una risposta strutturata, quindi una risposta che non si esaurisce nella selezione di un'opzione, una o più opzioni corrette. Tuttavia, questi sono comunque dei test utili qualora il docente voglia andare a verificare come lo studente sia in grado di argomentare la risposta ad una determinata domanda. Vediamo come realizzare test che prevedono risposte aperte. In questo caso, il sistema non darà una valutazione automatica al test, ma la valutazione verrà fatta a posteriori a seguito della correzione che dovrà necessariamente essere fatta dal docente. Quindi adesso noi andiamo a creare un test, nel caso specifico un test di italiano, con domande aperte di italiano. Creiamo un nuovo modulo, nuovo test. Ecco, nella creazione del questionario, anziché utilizzare il pulsante di scelta, useremo testo. Io ho già preparato le domande, una riguarda Pascoli e l'altra Leopardi. Ecco, quando si crea una domanda di questo tipo, è possibile già adesso inserire un punteggio e possiamo indicare il fatto che questa è una risposta obbligatoria. A questo punto ci sarebbe anche la possibilità di aggiungere la risposta. Se mettiamo la risposta, come funziona questa domanda? Allora, in questo caso immaginiamo che questa sia la risposta corretta. Allora, se mettiamo la risposta corretta, che cosa succede? Succede questo, che in questo caso la risposta a questa domanda verrebbe valutata correttamente dal sistema nel solo caso in cui lo studente, rispondesse usando le identiche parole che sono state messe all'interno della risposta corretta. Quindi in realtà questa risposta corretta va usata solamente quando la risposta ad una domanda è una frase specifica o una o due parole al massimo, in modo tale che il sistema va a confrontare la risposta che dà l'alunno con la risposta corretta inserita in questo form. Se lo studente scrivesse le stesse parole che l'insegnante ha messo nella risposta corretta, ma aggiungesse qualche altra parola, per il sistema la risposta sarebbe comunque considerata errata. Quindi bisogna stare bene attenti quando si usa questo strumento. Se invece si vuole una risposta articolata, allora bisogna selezionare risposta lunga.
Quando si mette l'opzione risposta lunga, qui non c'è più lo spazio per inserire la risposta, che vuol dire che il sistema non andrà a verificare che la risposta dello studente sia uguale esattamente alla risposta inserita dal docente, e sarà il docente che, dopo aver letto la risposta, attribuirà un punteggio alla risposta data. Bene, a questo punto il questionario è pronto, è un questionario di due domande, di cui la prima domanda prevede una risposta lunga e la seconda domanda prevede una risposta esatta. In questo caso è stata inserita una frase. Ecco, io l'ho messa appositamente per dimostrare, dopo, quando andremo a vedere come risponde lo studente, che nel caso in cui la risposta fosse diversa anche di un solo carattere rispetto a quello che ha inserito il docente, il sistema la valuterà comunque come errata. Quindi a questo punto abbiamo preparato il form, controlliamo le impostazioni, togliamo questo flag per non far vedere subito le risposte corrette agli alunni dopo che hanno completato il form. Qui possiamo andare a mettere data inizio e data fine, ordine casuale per le domande, e a questo punto questo form è pronto e viene già salvato automaticamente. Quindi qui torniamo su Teams e andiamo su Crea test, e questa volta scegliamo test italiano numero 2 e andiamo avanti. A questo punto il test è praticamente pronto. Qui dovremmo andare a modificare le solite impostazioni che riguardano chi deve rispondere, solitamente tutti, la data di scadenza, quindi per esempio facciamo oggi stesso. A questo punto facciamo assegna. Quindi in questo momento gli studenti del team ricevono la notifica perché nel canale generale è stata pubblicata una notifica che riguarda appunto il test italiano numero 2, e quindi tutti gli studenti adesso in questo momento hanno ricevuto la notifica del test. Questo perché abbiamo fatto una pubblicazione immediata e non una pianificazione, come abbiamo visto nella parte precedente di questa lezione. Bene, adesso mettiamoci nei panni di uno studente, rispondiamo al questionario e successivamente vediamo come il docente può correggere questo tipo di prova. Bene, adesso sono entrato nel sistema come l'utente test numero 3, quindi adesso vedo che mi accorgo che ci sono delle notifiche, e in particolare, eccolo qui, nel generale trovo la notifica del test, eccolo qui, test italiano numero 2. Quindi clicco su View Assignment e a questo punto posso rispondere alle domande. Quindi, bene, allora rispondiamo al questionario. La prima domanda prevede una risposta aperta, quindi qui lo studente può scrivere un testo più o meno lungo. Qui io ho preparato una piccola risposta. Quindi rispondiamo. Sulla seconda abbiamo preparato una risposta esatta, cioè quando abbiamo creato la domanda abbiamo inserito quella che per noi doveva essere la risposta esatta. In questo caso io vado a mettere la stessa risposta che avevo inserito nella domanda, ma ci metto anche qualche altra frase. Adesso sottometto. Qui il form è stato sottomesso, ho l'animazione che conferma che ho risposto al questionario, e adesso torniamo nella piattaforma come docente per vedere che cosa il docente vede. Dunque, il docente qui, cliccando sul test di italiano,
Che cosa vede? Beh, allora, solamente test 3 ha consegnato, perché in questo caso abbiamo fatto la simulazione solo col test 3 e andiamo a vedere che cosa viene visualizzato. Bene, qui vediamo la risposta che è stata data dallo studente test 3 e qui mi viene indicato non ancora rivista. Qui chiaramente devo inserire un punteggio, quindi qua sulla base di quello che ha scritto lo studente andrò a mettere un punteggio, per esempio, so 4 punti su 5, quindi adesso vedete che non compare più la scritta rossa. E per quanto riguarda invece la risposta alla seconda domanda che prevedeva una risposta precisa, ecco, qua lo studente ha scritto praticamente una frase identica a quella inserita, ma ha messo anche una parte in più e qui il sistema ha messo una valutazione automatica di 0, ma io potrei intervenire e dire no, che comunque lui ha risposto correttamente. Quindi in realtà il sistema va a vedere se la risposta è identica alla frase che noi abbiamo inserito dentro oppure no. Ma io ho comunque la possibilità di intervenire ed eventualmente di mettere anche un feedback sulla risposta. In realtà il feedback si può mettere sia sulla prova in generale, quindi questo è il feedback e questi qui possono essere, diciamo, dei feedback sulla risposta. E a questo punto io ho fatto la correzione. Se io chiudo, qui teoricamente potrei già selezionare questo e restituire la prova consegnata. Ovviamente di solito questa è un'attività che viene fatta quando tutti hanno consegnato, però il sistema mi dà la possibilità di attribuire un voto anche nel caso in cui io inizi a correggerne uno alla volta. Quindi in questo caso, per esempio, se vediamo tra quelli valutati, ecco, c'è anche il punteggio che è stato restituito allo studente. Si noti infine che tutte le attività che vengono valutate e corrette all'interno della piattaforma Teams rimangono all'interno della piattaforma e sono disponibili per lo studente, che vuol dire che lo studente ha la possibilità di andare a vedere la correzione delle prove nella sezione relativa alle attività. Nella sezione completata, cioè attività completata. Quindi questo vuol dire che nel momento in cui noi correggiamo una prova e forniamo un feedback o un voto per quella prova, lo studente successivamente potrà andare nella sezione attività completate e andare a cliccare sulla prova che ha sostenuto e qui troverà l'indicazione della risposta corretta e quindi di come doveva essere data la risposta alla domanda e anche gli eventuali feedback, quello generale o eventuali feedback sulle specifiche domande, sono presenti all'interno di questo archivio. Quindi lo studente potrà vedere successivamente non soltanto il punteggio, ma anche il feedback e le valutazioni che sono state attribuite alla prova.